Benvenuti alla video recensione della Diadora Dakota, una sigletta orizzontale appartenente ad una fascia di prezzo media. Come vedremo in seguito, questo modello è pensato per essere usato nella comodità di casa. Se dopo aver visto questo video foste interessati ad acquistare la Diadora Dakota, nella descrizione trovate il link all'offerta. Il primo aspetto che andremo ad analizzare è la comodità della sigletta, che è il punto forte dei modelli orizzontali. Questi modelli sono più comodi rispetto a quelli verticali, per via della sella molto ampia e del sedile imbottito che consente di non affaticare la schiena. Questa postura permette di allenare gambe, glutei e addominali bassi, senza andare a sollecitare i polsi, le spalle e in generale la parte alta del busto. Sia il sellino che lo schienale sono molto morbidi e quindi consentono di eseguire allenamenti di lunga durata senza fastidi. Inoltre, la loro posizione può essere regolata in orizzontale per avvicinarsi o allontanarsi dai pedali. Appena sotto il display troviamo un portaoggetti, che può essere usato per poggiare una rivista o un tablet durante l'allenamento. Ora andiamo ad analizzare le opzioni di allenamento offerte dalla Diadora Dakota. Solitamente le ciclette orizzontali non hanno molti programmi di allenamento o livelli di intensità, ma questo modello al contrario mette a disposizione dell'utente ben 22 programmi di allenamento e 24 livelli di resistenza. Per tutti i dettagli sui programmi di allenamento della Diadora Dakota trovate il link alla recensione nella descrizione. La resistenza di questo modello è elettromagnetica e può essere regolata usando i tasti della console. Il display è piuttosto ampio e permette di monitorare il tempo di allenamento, la velocità, le calorie, la distanza, i watt e il battito cardiaco. Il battito viene misurato da due sensori palmari posti sul manubrio. Come ultimi aspetti analizzeremo l'ingombro e gli elementi strutturali della cicletta. La Diadora Dakota pesa 38 kg, quindi potrebbero esserci problemi se deve essere trasportata usando le scale, mentre per gli spostamenti più semplici si possono usare le ruote poste sotto la pedana anteriore. La struttura di questo modello è particolarmente solida e infatti la cicletta può essere usata da utenti fino a 120 kg. Dopo questo test ci è chiaro che la Diadora Dakota è una cicletta orizzontale che permette di fare allenamenti sempre diversi e anche abbastanza intensi. Per questo la consigliamo a chi abbia spazio a sufficienza in casa e desideri mantenersi in forma. Grazie per aver seguito questa video recensione e alla prossima!